Buongiorno, 8 e 28, il TG Flash, vediamo quali sono le notizie in primo piano. Green Pass, il governo firma il decreto, dal 15 ottobre obbligo di certificato verde per tutti i lavoratori, pena la sospensione dallo stipendio senza calcolo di ferie e contributi. I datori di lavoro potranno controllare l'ingresso in azienda tramite un'applicazione, ma senza conservare il codice in banca dati. È lite sui tamponi gratuiti, il settore portuale minaccia il blocco delle attività fino al ritiro dell'obbligo del Green Pass sanitario. Il Viminale invia una circolare, le imprese del settore valutino la possibilità di metterli a disposizione. Critiche dalle imprese per un'apertura che vanifica la lotta al Covid, la ripartenza. Altri 4 indagati per le violenze di Roma e l'assalto alla CGIL sono esponenti di Forza Nuova, accusati di istigazione a delinquere aggravata dall'uso di mezzi informatici per aver minacciato in rete di voler alzare il livello dello scontro. Il governo valuta lo scioglimento del partito. Domani le prime udienze di convalida dei fermi. Covid, i dati dell'Agenzia del Farmaco sui vaccini, registrate 100.000 reazioni avverse su 84 milioni di dosi, oltre l'85% non gravi. Solo lo 0,2% i decessi correlabili a vaccino, 16 su 1 milione, di cui 2 sono anziani con più patologie vaccinati che poi hanno contratto il virus. Legge di bilancio, previsto lo stanziamento di 5 miliardi di euro per le pensioni. Le risorse saranno destinate alla rivalutazione degli assegni e al superamento di quota 100, garantendo comunque forme di uscita anticipata. Italia in crescita, lo dice il Fondo Monetario Internazionale, che vede al rialzo le stime del PIL per l'Italia nel 2021, più 5,8%, quasi un punto in più rispetto alle previsioni di luglio, che pone l'Italia sopra la media della crescita europea, merito delle riaperture grazie alla campagna vaccinale. Dal G20 la prima risposta multilaterale per l'Afghanistan, 1 miliardo di euro per supportare l'economia e la società, accordo di tutti i paesi per dare mandato all'ONU di parlare con i talebani. Avere contatti con loro, ha detto Draghi, non significa riconoscerli, definita critica la situazione dei diritti delle donne. Udienza generale del mercoledì con Papa Francesco, appuntamento alle 9:15 su TV 2000, la trasmetteremo in diretta dall'aula Paolo VI. E all'inizio di novembre gli Stati Uniti apriranno i confini con il Canada e il Messico ai vaccinati che effettueranno anche viaggi ritenuti non essenziali. La data precisa sarà comunicata tra qualche giorno, è un passo avanti deciso per superare crisi e restrizioni. La cronaca poi ancora ci porta a Sassuolo. Ieri sera una donna di 89 anni, entrata per sbaglio nel giardino del vicino di casa, è stata sbranata dai cani da guardia, è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la scientifica. E poi, infine, tanti auguri a Paul Simon, che oggi compie 80 anni. Con Garfunkel ha formato il duo più famoso della musica pop rock, intramontabili anche i successi da solista, con un'attenzione alla musica dai confini del mondo, in particolare dal Sudafrica, allora in regime di apartheid. Nel 2018 si è ritirato dalle scene con occasionali interruzioni dal vivo, ma le sue canzoni rimarranno sicuramente per sempre. 8:32, l'informazione flash per il momento finisce qui, ma torniamo con tutti gli aggiornamenti alle 12 puntuali. Ora vi lascio ai programmi della rete, grazie per averci seguito, a più tardi.